Sta uscendo, vedi, ho distratto, porca mia. Questo è il tortello di Versami Ancora e questo è il tortello di Braciami Ancora. Amici di Braciami Ancora, dovete sapere, un'altra mia grande passione gastronomica, oltre alle bistecche, oltre alla ciccia, è la pasta, soprattutto se è fatta in casa, soprattutto se poi è fatta dalle nonne, perché mi riporta una dimensione fanciullesca di quando ero bambino e le mie due donne mi coccolavano a suon di pasta. Per condividere con voi questa mia passione ho deciso di iniziare un tour in giro per l'Italia, voglio andare a trovare alcune nonne e farmi insegnare da loro le paste tipiche dei propri paesi. Dovete sapere, ragazzi, che in Italia ci sono più di 300 tipi di paste, praticamente potrebbe essere un tour infinito. Primo appuntamento, ragazzi, il tortello Maremmano. Sono all'antico casale di Scanzano, che è un resort pazzesco. Qui, ragazzi, lavora nonna Mariella, che fa tortelli maremmani dalla mattina alla sera, praticamente instancabile. Mi accompagneranno in questo viaggio Francesca di Versami Ancora, ovviamente, e poi ovunque andrò mi porterò lei, che è una spianatoia di acciaio inox spesso un millimetro, realizzata da un'azienda italiana, ovviamente acciaio a uso alimentare, performante, funzionale, leggera, si pulisce praticamente in un istante e si può portare davvero sotto braccio. Uno, ragazzi, prende parte, si può davvero fare il tour dell'Italia. Non sarà romantica come la spianatoia di nonna Mariella, ma vi posso assicurare che è più comoda e più funzionale per questo nostro scopo. Quindi, se, e ve lo dico subito, qualora voleste acquistare questa spianatoia, vi lascio il link in descrizione, cliccate, andate direttamente nello store Amazon dei fratelli Perin, azienda italiana che vende questi prodotti di altissima qualità. Francesca, tieni questa? Com'è? Comoda? Molto. Leggera? Sì. Funzionale? Sì. Bene, ora aspetta un attimo. Francesca, tieni questa? Mica, tu lo sai, okay, che io sono forte. Com'è? Pratica? Molto pratica, direi. Funzionale? Sì. Questa è bella a casa di nonno. Esatto. Okay. Per il nostro tour utilizziamo quella. Perfetto. Amore mio, ma come ti sei vestita? Vatti a cambiare, tesoro, che ci avremo tanta farina. Dai, un po' vieni così. Lo so, lo so. Madonna, lo so. Ma sono riuscito dal carcere. Donna Mariella, oggi che fai? Tortelli maremmani. Oggi vi insegno a fare i tortelli maremmani. Vedi che hai detto bene? Hai studiato, bravo. Quanti anni sono che fai tortelli maremmani? Non me lo vuoi dire? Ma quanti ne hai fatti in vita tua dei tortelli maremmani? Tantissimi. Tutti con questa? Tutti con questa. Mattarello? Quindi non ho la macchinetta? No. No, bugiarda, poi la macchinetta la usi. Certo. Però col mattarello è la grande. Certo. Vabbè, iniziamo a fare i tortelli maremmani. La prima cosa è vero che tu sei zozza di farina, sì, e io no e Francesca no, quindi... certo! Questa allora, tu la sai fare, Michele, sì, lo sai che cos'è? Questo è il vulcanetto, giusto? Il vulcano, il vulcano. Per, metterci, per metterci le uova. Ma quello è facile, no? Fallo, facilissimo. Non c'ho niente, esatto. Lo famo rivedere, lo famo. Ecco, dai, famo, ecco. No, perché dobbiamo spiegarlo bene bene. Francesca non è tanto capace, lei è brava ad aprire le bottiglie di vino. Cominciamo. Sta a fare tortelli per quante persone, no? Allora, queste le facciamo, sono 8 etti di farina, sì, e 8 uova. Quindi ogni uovo, esatto. Facile, me lo ricordo pure io. Netto un uovo. Netto un netto uovo. Okay. Okay. E quanti ce mangiamo? E parecchi. Ah sì? Sì. Mi piace parecchi. Facciamo. E famo? Uno. E 8 uova. 8 uova. Senti, ma dimmi una cosa, la soddisfazione più grande che ci hai avuto in tanti anni che fai tortelli maremmani qual è stata? Ma insomma, non so, un emiro arabo che te se vuole portare via, no? No, no, no. Ci saresti andata? No. No, chitta, se io rimango qui in Maremma. Ci manca. Che gli manca. Ci manca anche perché non conoscete il mio marito. Okay, non sta uscito, vedi, ho distratto, porca cazzo, mia. Vedi, la nonna, tu chiacchi. Niente, gli hai parlato del marito. Io, come paloma, ho nominato il marito, guarda che tragedia. Ma ricogli tutto, corri. Vabbè, quindi se l'uovo trasborda, noi dobbiamo essere veloci a riprenderlo. Esatto. Ok. Guarda com'è giallo, E poi si inizia a impastare. E va anche la farina, Ma tu lo sai che i tortelli a capalbio, io ho scoperto, ci mettono lo zucchero. Sì, a me non piace. Cioè, ti rendi conto? Sì, Franci, no,
mezz'ora di macchina, sempre in Maremma stiamo e mi cambia la ricetta. Sì, cioè, è vero. Là ci mettono zucchero, nonna Mariella non ce lo mette. No, no. Sai che famo noi lo zucchero al limite lo mettiamo nel caffè, nel tortello esatto. No. Capalbio? Niente zucchero. Noi seguiamo la ricetta di nonna Mariella. Questo ci fanno. Vediamo al cinghiale. Lo diamo al cinghiale, così cresce bene e ci fa il ripieno buono, no? Io ce l'ho, eh. Tu c'hai il cinghiale come animale domestico? Sì. Come si chiama? Cinghio. Porco spino. Porco spino? Sì, è vero, se lo chiami viene pure. Ah sì? Ma porco spino accetta le pappardelle dagli sconosciuti, come no? Il ripieno è? Ricotta, spinaci. Ma poi ci mettiamo? Basta, e sopra ci mettiamo ragù di cinghiale. Ma no, porco spino. Ma no. No, quello solo teniamo come animale. Quello lo sai, allora in seguito lo mangeremo. Bene, no! Cioè lo facciamo crescere poi. Certo. Ma guarda che nonna Mariella è animalista a modo suo. Torniamo al motivo per cui sono venuto. Parte, dobbiamo lavorare molto bene alla pasta. Perché se la lavori bene, quindi si stende anche bene. Che consistenza deve avere? La consistenza è questa. Ok, perfetto. Ok. Scusa, abbiamo messo uova, farina e basta. Basta. Niente basta. Sale? Niente sale. Niente acqua? Niente acqua. Niente acqua. Uova e farina. Meraviglia. Liscia liscia. È più liscia la pasta comunque. Sei sempre in amore, in amore, in amore. Nonna, spiegacelo un po' il cellofan, di un po'. Ecco. Perché ci metti il cellofan? Per non farla seccare. Ok, mi raccomando. Fino a che non si stende. Bene. Vi dico al volo Vi dico al volo, nonna Mariella, come si regola per il ripieno dei tortelli: mezzo chilo di ricotta, due etti di spinaci, cannella e sale QB, quanto basta? Ognuno decide. Noce moscata. Ah, noce moscata, con no, un po' cannella. Di cannella. Esatto, noce moscata, un po' di cannella, quanto basta? Ognuno poi si regola come gli pare. E la ricotta di che? La ricotta è di pecora. La ricotta. Ok. No, magari non lo è di. La ricotta è buona. La ricotta è buona? Sta già, sta già, fra. Buona. La ricotta è buona. Io direi buonissima. E vai, e mo mischiamo tutto. E ora si mischia. Vi do un suggerimento. Registrate, salvatevi il rumore di questo impasto, caricatelo su Alexa e poi quando tornate a casa fate: Alexa, mi metti l'impasto di nonna Mariella? Ragazzi, è un suono che veramente vi rilassa da morire. Tutto vostro. Eccoci. Eccoci. Com'è? È pronto? È un po' salato perché ho preso il dito il dito che ci ho messo il sale. E mo scartiamo. Ora scartiamo. Dopo che abbiamo fatto il ripieno. Esatto. E adesso c'è una delle parti, Francesca, più libidinose dovuta al momento in cui fai la pasta. Il taglio, aspetta. Il taglio. Piano. Fammi sentire. Sì, guarda che bello. Senti. Carina, eh? Lo dividiamo. Dio mio. E poi... Io sono cresciuto con Congo, con Das. La rimetto dentro. Com'è? Sì, che ti sembra? È sì, bellissima, è dentro. Bella. L'odore è la classica, o sei? Non so, ma io tanto non lo sento sto odore. Che bello, sa questo, di casa. Questo, esatto, questo è un odore che sa di casa e sa di nonna. E io con l'occasione, ragazzi, un abbraccio infinito a tutte le nonne d'Italia. Ai nonni, poi tenetevi stretti, beati chi ce l'ha, viva i nonni. E mo damogli di mattarello. Diamogli di mattarello, sarà un po' troppo grossa. Dici. Tanta questa, eh. La mia non sarà tondissima, ragazzi. C'è l'aria dentro. Per farla diventare un po' tonda ci vuole, bisogna girarla. E nonna Mariella ha chiesto i rinforzi. Ecco. Nonna Mariella, tiè, beccate questo. Ridammi il giocattolo, piede uno strumento serio. Va bene questo? Benissimo. Abbastanza lungo? Sì. Lui lo riconosci? Sì, almeno. No, guarda come è cambiata velocità. Tiè, hai messo il turbo. Nonna Maria, sono esattamente 35 minuti che lavoriamo. Eh sì. Ammetto che secondo me senza di noi intorno saresti andata più veloce. Però vabbè, effettivamente, ci vuole un pochino per tenderla comunque. Effettivamente con un rompipalle come me vicino, ci sta. Dillo a Francesca, guarda.
che mi conosco. Hai fatto una roba finissima, guarda, si vede la mia mano, guarda che meraviglia, guardate ragazzi. Cioè una pasta fatta bene, sì, si deve vedere la mano, sembra quasi una pronta d'arte. Quando poi si può anche fare più fine, una cucchiaiata di ripieno così, eh. Poi si possono fare più grandi e più piccoli, eh. Quando si secca un pochino per paura, sì, che si secchi, facciamo, sì, così. Ma è acqua, che è? È acqua. Ah, se fosse whisky. Paole. Oh, Paole. Non me l'aspettavo questo passaggio. Hai visto, Francè? E mo? Da. Oddio, raga, mamma mia. Ammazza quanto sono grossi, eh. Ti è? Un metro quadro hai fatto. La raffinatezza, il tocco di classe. Paole. Ok. In questo momento, ragazzi, sto tornando indietro ai 10 anni quando insieme a nonna mi insegnava a fare la pasta all'uovo, speriamo che mi ricordo qualcosa, se no da lassù mia nonna si arrabbia. E hai fatto veramente un bel lavoro. Oh, adesso affiancaci perché io e Francesca proviamo a seguirti, ok? Allora ci andiamo a fare sta figura del dai. E a dimostrazione, ragazzi, che tutti possono replicare la pasta di nonna Mariella, oggi io e Francesca ve la rifacciamo uguale, o meglio, ci sfidiamo. Se nonna Mariella usava la spianatoia di legno, quella storica, quanti anni c'ha quella spianatoia di legno? Ce n'ha tanti. Ce n'ha tanti? Ok. Ecco, noi usiamo queste spianatoie di acciaio che ci ha offerto gentilmente la Perin, che fa questi strumenti. È più pratico, più leggero, ce lo portiamo in giro per l'Italia, si pulisce facilmente, insomma, e ve lo potete caricare veramente in macchina. Guardate, Francesca sa dove rompe l'uovo, guardate. Perché mi ha dato l'uovo? Quanto sei figo! Voilà. Guarda che tecnica, guarda. Per culo dalla forchetta, tac. Tiè, olè. Guarda che movimenti di polso, guarda, così. Perché Francesca col polso suo, giusto, ercava tappi poi. Quale è meglio? Tutte e due. E devi dare un voto, chi ha fatto meglio? No, dai. E dai, fatemo, Cristiana, no, su. Sentiamo la morbidezza. Dai. La morbidezza è uguale. Sono uguali, scusa, l'avete fatta insieme. Nonna Mariella si è espressa. Sull'impasto io e Francesca abbiamo finito in parità. Sì. Secondo me hai corrotto nonna Mariella. Dai, seconda sfida. Mattarello. Abbiamo finito di spianare. C'è un petit problema, un piccolo problema. Che la tua è brutta. La tua è più bella, ve lo dico da me. La mia è bruttarella. Vediamo se. Però vediamo quanto è sottile la mia, no? Sì, com'è? No, va bene. Va bene? Sottile. Anche più sottile, si potrebbe fare. L'avrei potuto fare pure più sottile. Sì, però. Però può andare, no? Può andare. Quella, sì, di Francesca, sì, com'è? È meglio. È meglio. È meglio, ha vinto lei. Mi sa che vince lei sto giro, porca miseria. Sì. Terza manche. Se ti raggiungo adesso vado in parità. No, non va in parità. Stiamo 1-0. 1-0, se ti raggiungo adesso facciamo 1-1, no? Il riempimento. Ma allora decidiamo una misura. La misura è mezzo cucchiaio. Oh, sì. Così. Va bene, no? Sì. Così. Così. Dunque, la seconda, allora, me, prima, io qui ce ne posso mettere due. Prima facciamo un facciamo per venire. Ah, pareggiamo. Pareggiamo. Allora, uno qui. Uno qui, poi uno qui. Uno qui. Quanti ce ne vengono? Quattro? Quattro. Questo è il tortello di Versami Ancora e questo è il tortello di Braciami Ancora. Sono fatti entrambi con tanto amore, però nonna Mariella ha decretato la vittoria di Francesca. Hai vinto questo. Ah, ha perso. Ti voglio tanto bene. E ti dovrai fare la doccia, su che ti va. Ma secondo te contrasta la caduta dei capelli? No, ti ricresco. Ah, ti ricresco. Ti ricresco.
Viaggio in Turchia rimandato. Assaggio del tortello mare in mano, ragazzi, concludiamo qui questo video. Spero di avervi fatto divertire, spero di avervi fatto venire voglia di impastare anche a voi. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Guardaci quanto è buono, una cosa sconvolgente, buonissimo. Matteo, allora io ti volevo uno ringraziare, due presentare, perché l'antico casale di Scanzano lo gestisci te e della tua famiglia, nonna sta in cucina a fare la pasta, ma non la fa da sola, c'è qualcuno? No, c'è anche la mamma che l'aiuta. Ok, ti volevo uno ringraziare, due ho vissuto veramente una giornata meravigliosa, tre i tortelloni mare in mani erano strepitosi, ma fanno parte del vostro menù. Assolutamente sì. Insieme a tante altre paste, tutta pasta fatta in casa, tutti i sughi fatti in casa, tutti i prodotti del territorio, quindi tutta roba assolutamente locale e mare in mano. Quindi tutto quello che noi abbiamo fatto oggi praticamente lo ritroviamo qui in menù. Sempre. Questa cosa è meravigliosa. Sempre. Ma mi dicevi che tu c'hai pure le stanze qua. Assolutamente. Quindi volendo uno mangia, beve e va a dormire. E dorme. Fantastico. E poi volendo si fa anche un massaggio nella spa. Perché c'è pure quella. Pure la spa ci abbiamo. Questo posto è meraviglioso. Vabbè, io ti ringrazio. Grazie a voi, ragazzi. Ciao. Grazie a tutti.